Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione curato dalla redazione di Itale 7 sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. In settimana si è riunita la Commissione Territorio e Ambiente per parlare di alcuni cambiamenti in materia di edilizia approvati a maggioranza. Invece all'onimità tra maggioranza e opposizione sono stati stralciati i primi due articoli della proposta di legge. Vediamo tutto nel servizio. Presentato a settembre come un provvedimento cardine in materia edilizia teso a favorire interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio nell'ottica della semplificazione, durante l'ultima seduta della Commissione Territorio e Ambiente, guidata da Lucia De Robertis. La Commissione ha approvato a maggioranza la proposta di legge di adeguamento del decreto del 16 luglio 2020 numero 76 in materia di misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale relativa alle modifiche in materia di edilizia rispetto alle leggi regionali 65 del 2014 e 31 del 2020. Intanto maggioranza e opposizione hanno insieme stralciato i primi due articoli della proposta di legge, che secondo gli uffici della Giunta erano norme di raccordo con leggi speciali, ma che la Commissione, sulla base di quanto rilevato dall'ufficio legislativo del Consiglio, ha ritenuto ultrone. Il Consiglio regionale ha una competenza puntuale nell'approvazione degli atti di pianificazione per le cose che diceva e che semmai la contrazione dei tempi non può riguardare l'esercizio della democrazia, ma... Eh, Quegli aspetti tecnico-burocratici che sono imposti da norme nazionali che effettivamente allungano molto. Oggi ci vogliono due anni almeno per approvare un piano, perché ci sono tanti passaggi: la valutazione dell'impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, ci so, e sono passaggi che portano via molto tempo e che dovrebbero essere quantomeno ridotti nella loro incidenza. Ma questo lo si fa prima di tutto portando avanti un confronto a con livello nazionale che soprattutto in determinati ambiti, in determinati procedimenti consenta di snellire. Chiaramente è giusto eh, efficientare anche il meccanismo regionale, ma ripeto, senza comprimere gli spazi di discussione delle forze democratiche. Questo assolutamente no ed è il motivo per cui abbiamo chiesto all'assessore di ritirare quella proposta di legge, cosa che ha fatto e la Commissione oggi poi ha assunto questa posizione. Fosse passata una norma che chiaramente è un diavolo, noi sappiamo che il diavolo si, si eh, nasconde nei dettagli e in questo caso eh, il diavolo è una norma che voleva far sì che per esempio eh, in futuro anche sull'adozione del piano su rifiuti ma anche sul piano di indirizzo territoriale la giunta avrebbe deciso e il consiglio eh, regionale sarebbe stato un organo di mera ratifica di quello che avrebbe deciso la giunta. Questo noi lo abbiamo messo agli atti, lo abbiamo opposto e probabilmente questa norma non sarà approvata così come c'è stata proposta, grazie al nostro intervento di opposizione. Ci siamo opposti, alla fine anche la maggioranza ha ritenuto opportuno di togliere quelle due norme, l'articolo 1 e l'articolo 2 della proposta di legge che avrebbe modificato la legge sul governo del territorio e quindi per il momento il pericolo è scongiurato. Abbiamo anche saputo che l'altra proposta di legge, quella di settembre, che doveva modificare la competenza sul piano dei rifiuti è stata ritirata su richiesta stessa della maggioranza, questo ci fa piacere ma la dice lunga sul tentativo dell'assessore Monni da una parte e dall'altra parte di Gianni di volere in qualche modo accelerare un po' troppo la trattazione del piano dei rifiuti che invece deve essere fatta bene, deve essere fatta dal Consiglio regionale nell'ambito naturalmente delle proprie competenze prerogative. È stato uno degli eventi storici che ha segnato la Toscana medievale, la battaglia di Montaperti 1260 e la conseguente pace rimangono appunto come un evento che ha lasciato il segno. Una revocazione storica a Castel Fiorentino nel fine settimana riprende appunto quella pagina di storia dedicandola a Dante, il tutto è stato presentato in Consiglio regionale. La battaglia di Montaperti rivive la sua storia tra passato e presente. Alla Bardieri e Fanti delle Corporazioni, la revocazione della pace stipulata a Castelfiorentino nel 1260 tra la Siena Ghibellina e la Firenze Guelfa, in scena domenica 21 novembre, con la partecipazione dei cortei storici di Firenze e Monteriggioni periodo e da quella fase storica della Toscana, era la fase dei campanili, la fase del confronto fra i comuni nella loro piena rilevanza, deriva anche quella stratificazione di culture che poi porta in ultima istanza alla definizione della cultura toscana e quindi rievocare la pace di Montaperti e anche rendere omaggio alla Toscanità intera e alla natura della Toscanità che viene da questa dialettica e da questa storia. 75 figuranti in costume medievale percorreranno le vie del centro storico basso e alto di Castelfiorentino fino a raggiungere il mercato medievale in piazza Kennedy e dirigersi in piazza del Popolo, dove i cortei e le rappresentanze istituzionali daranno vita alla cerimonia solenne della firma del trattato di pace, preceduta dal suono squillante delle chiarine. Un momento di storia importante, tra l'altro citato da Dante, quindi in un anno anche particolare per ricordare Dante. E soprattutto si ribadisce: che a Castel Fiorentino ci fu la firma del trattato di pace. Quindi, un modo per rievocare le tradizioni, per ricordare la storia, ma anche per riassaporare e rivedere un part, una parte importante del nostro territorio e Castelfiorentino da tempo sta rivitalizzando il centro, le proprie tradizioni e questa è un'occasione in più, una manifestazione in più che riuscirà a attirare anche persone da fuori perché sarà una grande occasione per, per la rievocazione storica, per eh, stare a Castelfiorentino, c'è il mercatino, ci sono una serie di iniziative eh, importanti e, e quindi sarà una bella occasione per rivisitare un borgo della città nostra Toscana e ricordare la profonda e lunga storia della Toscana. Il progetto Urbanology Pinocchio Architetto già presentato alla mostra di Venezia adesso è diventato un volume. Una rilettura inedita del paesaggio toscano alla luce del capolavoro di Carlo Lorenzini è l'obiettivo del progetto Urbanologi Pinocchio Architetto, ideato da Massimo Gasperini e Irene Taddei e presentato alla diciassettesima Biennale di Architettura di Venezia, adesso è stato trasformato anche in libro. Dove eh, si vedrà appunto il nostro lavoro di confronto fra la fotografia e il disegno. Il nostro progetto è nato in modo estremamente casuale, non sono cose eh, preimpostate a priori, ma eh, lavorando insieme su altri progetti ci siamo resi conto che stavamo eh, lavorando in maniera parallela. Questo volume raccoglie una serie di contributi molto importanti che abbiamo voluto enucleare a conforto appunto della nostra eh, simbiotica comparazione visiva. Eh, I contributi suddetti sono appunto di Alessandro Guerriero, eh, Brunetto De Battè, Gianni Pettena, eh, Sara Taglia Taglialagamba e Luigi Prestinenza Puglisi. Sono cinque autori di eh, levatura nazionale che molti di loro hanno indagato i temi eh, soprattutto della distopia e dell'utopia nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica perciò ci fa Molto piacere averli appunto come, come contributi e interventi critici all'interno del, del nostro lavoro. Ci farebbe molto piacere che dopo la prima eh, esposizione, appunto quella di Venezia, il nostro progetto cominciasse a itinerare eh, nei luoghi che ci hanno, hanno visti partecipi nel nostro lavoro rappresentativo. Il progetto, incontro inatteso tra due esperienze artistiche diacroniche sui luoghi dell'architettura, della città e del paesaggio antropizzato nell'epoca della crisi globale, come hanno sottolineato ancora gli autori, sarà oggetto di una serie di mostre organizzate a partire dalla prossima primavera. Immagini, disegni, eh, fotografie il tempo che cambia e come noi sappiamo interpretarlo. Quindi è un libro pensato prima, ma che guarda esattamente a quello che la pandemia ci ha lasciato. Quindi davvero un grazie e ho voluto fare in modo che si potesse presentare qui in Consiglio regionale proprio per mandare un messaggio, un messaggio ai cittadini e alle cittadine della Toscana e noi dobbiamo partire eh, dai nostri valori, dalla memoria, dalla tradizione, ma dobbiamo avere la capacità di portare la nostra regione a guardare al futuro con uno sguardo differente, uno sguardo di modernità, la Toscana è arte, è storia e cultura, ma è anche innovazione e futuro. Il premio dedicato all'artista Alfredo Catarsini compie 20 anni e per celebrare questa ricorrenza eh, si apre anche alle scuole. Il premio Alfredo Catarsini festeggia i suoi primi vent'anni. L'Alfredo Catarsini è un premio di pittura e grafica con libertà di tecnica e interpretazione rivolto agli studenti della regione toscana a cura del comitato scientifico della Fondazione Catarsini 1899 e realizzato in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio. L'iniziativa è stata ospitata in Consiglio regionale per dire grazie agli organizzatori che hanno dimostrato il valore del premio e le risposte che dà alla collettività, donando arte e cultura, cibo per l'anima e con uno sguardo in particolare rivolto ai giovani. È bello che questo premio venga rivolto ai ragazzi delle nostre scuole superiori, dei nostri licei artistici. È un modo per stimolare queste ragazze e questi ragazzi sempre più alla ricerca del bello e cercare il bello vuol dire avere la capacità di sorridere e guardare con speranza al futuro. Quindi ringrazio la Fondazione Catarsini per crederci perché manda un messaggio di positività e tutti i messaggi di positività devono avere uno spazio di amplificazione. Ed è questo è il motivo per cui oggi ospitiamo qui questa conferenza stampa e diciamo che noi saremo sempre al fianco di chi come loro cerca di investire sul bello, sui giovani, sull'arte e sulla cultura. A raccontare l'edizione del ventennale del premio è la Presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, Elena Martinelli. È un'edizione particolare, un format modificato data la situazione. E è stato sempre un premio dal vero estempore, quindi una gara vera e propria alla quale si sono sottoposti fino ad oggi circa 800 studenti, ma quest'anno eh, abbiamo pensato di eh, tenere come motivo ispiratore il romanzo Giorni neri di Catarzini, che è stato rieditato quest'anno dalla Nave di Teseo e che racconta i, le vicende di una popolazione di sfollati e non in un paesino della Lucchesia durante l'ultimo conflitto mondiale. Il libro Giorni Neri eh, è molto interessante per quel periodo storico anche della produzione di Catarzini perché Catarzini affrescò le chiese di San Martino in Freddana e di Castagnori e in particolare nell'abside nell della chiesa di San Martino in Val Freddana voi vedete un'originalità di questo affresco dovuta al fatto che sono rappresentati aerei bombardieri, carri armati e sono raffigurati, quindi ci sono i ritratti delle persone che in quel momento erano in sfollate in quel paese. Allora, i ragazzi si ispirano, si ispirano a questo romanzo, e per noi è molto interessante anche scoprire che cos'è che ha interessato loro. A seconda dell'opera dell eh, che eh, daranno, che produrranno, dovranno anche citare il brano, il pezzo del libro che si riferisce a quella illustrazione. Torna dopo lo stop obbligato dalla pandemia il premio architettura, una riflessione nata eh, grazie al bisogno di comprendere meglio l'architettura contemporanea. Dopo due anni di pausa per la pandemia torna il premio Architettura, nato per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea, protagonista delle trasformazioni del territorio. Il premio, che ha già mostrato la possibilità di rigenerare spazi urbani con budget minimi e buone idee, è promosso dal Consiglio regionale della Toscana, dall'Ordine degli architetti PPC di Firenze e Pisa, Federazione degli architetti della Toscana, Fondazione Architetti Firenze e Ance Toscana, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli architetti. Le iscrizioni al bando, reperibili online sul sito www.premio-architettura-toscana.it, si apriranno dalle 12 del 3 dicembre 2021 per chiudersi alle 24 dell'11 febbraio 2022. Il Consiglio regionale della Toscana insieme agli ordini degli architetti diciamo della Toscana, quindi la Federazione, la federazione Toscana, l'ordine degli architetti di Pisa, l'ordine degli architetti di Firenze e la Fondazione Architetti organizza per dare un'opportunità ai colleghi di eh, dare un po' il meglio di quelle che sono le eh, proprie eh, conoscenze in ambito di progettazione, quindi per provare a fare dei nuovi interventi che siano in questo caso premiati e valorizzati sul territorio della nostra regione. Il 9 giugno alla Palazzina Reale di Piazza Stazione si terrà la cerimonia di premiazione e sarà allestita anche la mostra dei progetti vincitori. Da settembre 2022 i lavori saranno esposti in tutta la Toscana. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui è una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Io sono particolarmente contento in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo Consiglio e ci sia una sezione dedicata ai giovani perché sostenere chi in Investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo Consiglio. E mi farebbe piacere, eh, in questa iniziativa che stiamo lanciando, di Toscana 2050, dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli, che all'interno della Commissione, del gruppo che lavorerà, ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti, perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Come sempre l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.